Che giornate incredibili. L'ultima voce del pomeriggio, che forse sapete già, ma poi ho verificato, vedremo, parla di un budget, è uscita questa voce nel pomeriggio, che il Milan avrebbe non superiore ai 45-50 milioni. Non so da che cosa, da chi arrivi questa voce, però c'è stata questa voce che dice che dovrebbe essere questo il budget sul quale possa lavorare il Milan. Che cosa vuol dire un budget del genere? Vuol dire che il Milan ovviamente non potrà largheggiare, però non c'è pessimismo, il Milan pensa lo stesso di riuscire a andare sui suoi obiettivi, vedremo come. Il discorso per esempio Botman è ancora vivo, vediamo un po'. Più che il discorso Botman sul piano economico, mi preoccupa il discorso Botman sul piano filosofico, cioè la corrente di pensiero quale predominerà? Quella che dice Botman non investiamo su una cifra alta su un difensore centrale ma piuttosto su un 7-10, o quella che dice che Botman ci serve assolutamente e poi il 7-10 vedremo? Quindi questo è uno dei problemi, anche perché Botman ha sempre aspettato il Milan, sarebbe un peccato perderlo. Poi per quello che riguarda il discorso di Sanchez, la notizia di oggi è che Galtier sembra più vicino al Paris Saint-Germain. Il Nizza avrebbe voluto e forse anzi otterrà una somma di denaro da parte del Paris Saint-Germain per liberare Galtier. Galtier, Campos ovviamente sono indici che Sanchez potrebbe andare poi alla fine proprio al Paris Saint-Germain. Milan dovrà cercare delle alternative, vedremo che alternative troverà. Milan sta lavorando e vediamo quale sarà la soluzione. Poi per quello che riguarda De Ketelaer, oggi secondo me è l'ultimo pensiero del mondo, perché il Milan ha delle priorità più importanti che in questo momento De Ketelaer. Oltretutto il Bruges ha sempre stato restio a prendere De Ketelaer, a lasciare andare De Ketelaer piuttosto Lang, però il Milan altri 30-40 da largheggiare non le ha. Vediamo come si muoverà il Milan. Per quello che riguarda rinnovi, vi confermo che si è incominciato a parlare. I contatti ci sono e penso con Gerry Cardinale, e poi per quello che conterà è poi sapere chi, questo è un discorso sempre che bisogna sempre sottolineare, chi in questo momento i famosi 45-50 di cui si è parlato oggi come budget li mette? Sarà Cardinale o li mette ancora Elliott, come io penso, ma è una mia deduzione senza avere sicurezze? Chi dei due potrà mettere questo denaro? Questo è un altro dei tema in questo momento. Però d'altra parte, signori, non dico di aver pazienza, perché anch'io non ho pazienza, non è che io sia diverso da voi, però nel momento quando ci sono questi passaggi di proprietà, già il Milan non ha mai brillato per velocità nell'acquisizione, anche se poi è arrivato sempre al traguardo dove voleva arrivare. Però indubbiamente il discorso legato al closing eccetera non permette magari certe flessibilità, certe velocità nell'operare, quindi questo bisogna sottolinearlo e dirlo più di una volta. Non sono calmo, però invito tutti ad attendere un attimo, perché l'Inter non ha preso nessuno, la Juventus non ha preso nessuno, è il momento delle trattative complicate, trattative difficili. Il vantaggio di Juventus e Inter che perlomeno non hanno avuto il problema del passaggio di proprietà, e quindi è un problema che riguarda il Milan, che è un bel problema che ci teniamo, perché le due società, o meglio le due proprietà, sono forti, sono solide, e quindi mi auguro che poi si possa arrivare a una conclusione. Per quello che riguarda il rinnovo, si parla di 2 anni più un terzo o solo 2 anni per Maldini, anche lì forse sono un po' sorpreso, perché pensavo che Maldini volesse magari qualcosa in più a livello di anni, ne ha avuti 4, nell'ultimo contratto era di 4 anni, quindi pensavo che potesse chiedere più di 2 anni. Vediamo poi Paolo Maldini, e soprattutto Paolo Maldini che ha l'ambizione, l'ha sempre detto, di costruire una grande squadra. Vediamo se questi 50 milioni, che 50 milioni poi ci sono dentro anche varie situazioni, quindi magari questo 50 milioni potrebbe essere un 50 milioni che con i diritti di riscatto, con l'obbligo di riscatto magari spostando finanziariamente alla prossima stagione. Abbiamo visto
la Juventus, per esempio, che ha comprato un giocatore importante come Locatelli, come Chiesa, non è che 35 o 50, non so quanto sia costato Chiesa, mi sembra Locatelli circa 35-40, ma non sono addentro nei problemi della Juventus, pam, metta, abbia messo 35, anzi mi sembra che un anno non abbia pagato, cioè, o perlomeno l'ha spostato, e poi a poco salderà il suo debito, cosa che potrebbe fare anche il Milan. Non è che se il Milan ha 45-50 milioni come budget, pam, mette cash 50 milioni. Anche su questo punto bisogna essere un attimo prudenti. Oggi le parole anche di Paolo Scaroni, che ha parlato anche di Leao, dicendo che comunque poi ogni giocatore poi può è sempre essere sul mercato, ma il valore di Leao, ecco, mi auguro che di Leao non se ne parli, se ne parli solo per quello che riguarda il rinnovo, ma non ci siano ovviamente, spero che non arrivi nessuna offerta, così Leao rimane al Milan, ma con un rinnovo, perché se poi non arriva l'offerta e poi arriva, c'è Leao, e poi Leao poi passa a cifre inferiori prossima stagione, non mi va, non ci va bene. Dunque, Milan che adesso deve chiudere la questione rinnovi, si dice in settimana. Origi, vi do la notizia di Origi perché vi do sempre delle notizie. Origi arriverà all'inizio della settimana prossima e non questa settimana. Quindi anche qui. E poi entro la settimana si deve definire la questione Maldini-Massara. Lì non ci sono possibilità, non ci sono esitazioni. Maldini e Massara devono firmare in settimana, se ritiene il Milan di confermarli, se ritiene Maldini e Massara, la proposta interessante, intelligente e certamente importante per loro. Chiudo ringraziando tutti quelli che seguono il mio podcast sulla storia del Milan. Siamo già al 14° posto o 15°, quindi miglioriamo di giorno in giorno. Sta per uscire, oggi ho sentito l'inizio di quello di Doha, molto bello, subito con una bel coro dei tifosi, perché voglio l'emozione del coro del tifoso, quindi importante che il coro dei tifosi è fondamentale, l'atmosfera. E poi ringrazio anche chi prende la maglietta per il sorpasso la prossima volta. Non demoralizzatevi, il mercato del Milan è iniziato, il Milan è campione d'Italia, lo ribadisco, il Milan è campione d'Italia. Adesso con un mercato intelligente il Milan può migliorare come vuole Paolo Maldini, come vogliamo tutti noi tifosi. Ricordate come molti erano arrabbiati, furenti, perché a gennaio non abbiamo preso nessuno, mentre l'Inter aveva preso Gosens e la Juventus ha preso Vlahovic. Poi la Juventus con Vlahovic non è riuscita a recuperare neanche un punto, anzi ne ha persi dal Milan. Quindi non dico di essere ottimisti, stupidamente ottimisti, però aspettiamo prima del giudizio, ci hanno abituato sempre a smentire le nostre apprensioni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.